Ciao a tutti cari amici, oggi vi farò vedere un faretto, un sistema di illuminazione adatto agli streamer, che non è la classica ring light, è molto meglio. Sto parlando di questa lampada da scrivania a LED. Ed eccola qua, lampada solidissima della Atomtech. La cosa molto comoda è, lo snodo. Adesso iniziamo a parlare di comodità. La base è bella pesante, quindi è proprio super stabile. La possiamo usare in questo modo, ad esempio se dobbiamo fare un video di qualcosa in particolare, come faccio io spesso. Oppure la possiamo alzare in modo da illuminarci il faccione. Caro amico, se anche tu fai parte di quella grande percentuale che guarda i miei video, ma non è iscritto, ti chiedo un piacere, iscriviti al mio canale, è gratis, non ti costa niente e a me fa piacere vedere un iscritto in più. Vediamo subito cosa c'è nella confezione. Il manualetto, la lampada, il cavetto USB, manca il caricabatterie e il trasformatorino, ma sicuramente ne avete in casa tantissimi. La base, che è solidissima e pesante, tutta in metallo, anche il filetto, con la stina, anche lei di metallo, è proprio solida, che si può allungare. Lo snodo, che è quello che va montato in cima all'asta, ci permette di inclinare poi la lampada come vogliamo, come ci viene più comodo. E il supporto per il telefono, in caso dobbiamo fare delle riprese appunto col telefono, questo qua si può montare sull'asta. Il montaggio è semplicissimo, ci basterà avvitare qua alla base l'asta, la bussolina e poi sopra in cima la lampada. Però prima di montarla vi voglio far vedere le funzioni. La lampada qua ha tre tastini, quello centrale se lo teniamo premuto accende, con i due laterali possiamo regolare l'intensità, la potenza della luce. Quello centrale, che se tenuto premuto accende la lampada, facendo dei clic veloci cambia il tipo di luce da calda, fredda, intermedia. Ha una costruzione, come ho detto prima, veramente solida, la base pesante e diciamo di ottima qualità. C'è da tenere in considerazione una cosa: la lampada consuma fino a 2 ampere, quindi se avete un caricabatterie del telefono assicuratevi che sia ad almeno 2 ampere, perché se ne usate uno più piccolo probabilmente si brucerà, si romperà e poi soprattutto la lampada non farà abbastanza luce. Vi assicuro che illumina da Dio, molto di più di sta cinesata che in realtà illumina veramente poco. Adesso il faretto è qua ed è al minimo, guardate se alzo, se alzo mi acceca, lo dovrei tenere più lontano oppure si può usare per illuminare un'area più ampia, perché da vicino così veramente quasi mi abbronzo la pelata. Vedete, così l'illuminazione è al minimo, però già fa il suo lavoro e soprattutto non acceca, perché se abbiamo anche il monitor di fianco e ci mettiamo una luce sparata in faccia fortissima, cioè non riusciamo neanche a vedere il monitor, quindi è proprio perfetto ad esempio per gli streamer che streamano su Twitch, su YouTube. Questa è la pagina Amazon del prodotto. Come possiamo vedere in questa immagine, vedete tutto lo spaccato, non so come si chiama di preciso, abbiamo l'anello con la striscia piena di LED. E praticamente tutti questi dischi, quello in fondo sarà riflettente, uno sarà tipo che diffonde la luce in maniera omogenea, così, sono 4. Si illumina praticamente tutto il disco di plastica che c'è interno, di questi materiali qua, in maniera omogenea e riflette la luce verso davanti, insomma, verso dove deve illuminare. È un po' questa tecnologia, quella che si usa nei display dei vostri computer, nei display dei monitor LCD, anche nelle televisioni. Quindi risulta proprio il disco tutto illuminato omogeneamente, proprio per avere, che è la cosa più importante, la luce che si diffonde in maniera uniforme e non a chiazze oppure insomma in modo che dia fastidio. Vi assicuro che per funzionalità, per il modo in cui illuminano, e anche per la solidità della costruzione, perché ha un piedistallo, una base veramente solida, anche l'asta si sente che non è, a parte che d'alluminio, di metallo, e poi anzi forse neanche, forse ferro, perché la base pesa tantissimo, si sente che comunque è solida, anche lo snodo, tutto di metallo, è bello solido, insomma non è una di quelle ciofeche che si stortano, cadono, tutte sbilenche, insomma.
Sono lampade fatte veramente bene. L'illuminazione è perfetta, altro che le ring light. Probabilmente ci sono anche delle ring light costose che funzionano bene. Però, ad esempio, se siete degli streamer, la ring light quasi dà fastidio. Cioè, secondo me è molto meglio una di queste, che illumina molto meglio, è più piccola, insomma, perché una ring light, sì, ci sono anche le ring light piccoline, ma quella che ho provato io veramente non faceva luce, era quasi inutile, l'ho regalata, infatti. Trovate il link per comprarla sotto in descrizione, io l'ho presa su Amazon. Se prendete questo modello andate sul sicuro, prima di prendere prodotti un po' scadenti, magari per spendere meno. Sì, questo magari costa un pelino di più degli altri, ma comunque la spesa non è che così eccessiva, diciamo che se uno vuole streamare, qualche soldino ce lo deve mettere. Direi che per questo video è tutto, quindi mi raccomando, se vi servono, prendetele dal mio link, siete sicuri di non prendere delle ciulate. Iscrivetevi al canale, mettete like se il video è di vostro interesse e fatelo anche se non è di vostro interesse per farmi un piacere.